Oggi sapori del sud, pizza, melanzana e nduja. Partiamo subito con il cubettare la melanzana. Teniamo questi cubetti da parte, nel frattempo faremo sciogliere la nduja nell'olio. Andiamo in padella e mettiamo un filo d'olio. Un bel cucchiaino di nduja. Facciamo sciogliere la nduja nell'olio, in questo modo, piano piano, con pazienza, la facciamo sciogliere tutta quanta. A questo punto siamo pronti per le melanzane. Perfetto, sta prendendo proprio il colore che volevo. Adesso iniziamo a prepararci la crema di stracchino. Frullatore, lo mettiamo tutto e aggiungiamo dell'acqua. Oh, giriamo le melanzane. Mi raccomando, non cuocetele totalmente, perché queste andranno messe sopra la pizza e quindi finiranno di cuocere in forno. Lasciamole un po' al dente. Oh, crema bella liscia. Rimettiamola nello stesso contenitore in cui avevamo lo stracchino. Aiutiamoci con un cucchiaino. Benissimo. Questa sarà importante per dopo. Spegniamo le nostre melanzane, ma lasciamole in padella mentre stendiamo la nostra pizza. Come sempre, una spolverata di farina. Delicati, mi raccomando. Piano piano, fino a farla diventare della grandezza della teglia. Benissimo, ad occhio e croce ci siamo. Aggiungiamo il nostro solito filo d'olio in teglia. E con il pennello andiamo a coprire tutti i punti della teglia con l'olio. Perfetto. Facciamo combaciare tutti i lati all'impasto, mi raccomando. Adesso arricchiamola con melanzana e aiutiamoci con un cucchiaio se è molto calda. Adesso sistemiamo le melanzane in modo omogeneo, anche sui bordi. I bordi sono molto importanti. Filo d'olio e andiamo in cottura. Bene, 5-6 minuti di cottura e saremo pronti a condirla. Oh, perfetta! Portiamola sul banco e finiamo di prepararla. Bene, ora ricaviamo dei tranci e serviamola al taglio. Adesso impiattiamo e guardate cosa andiamo a fare con il basilico. Prendiamo 3-4 foglie, coltello e lo tritiamo. E lo andiamo a mettere sulla pizza delicatamente, deve essere solo un profumo, quindi non abbondate. Andiamo a coprire il basilico con la crema di stracchino che ci eravamo preparati prima, che deve andare un po' a spegnere il piccante della melanzana ed ammorbidire il morso. A questo punto, fili di peperoncino a guarnire, a richiamare il piccante della nduja. Ed eccola qui, una pizza con pochi ingredienti ma sapori decisivi.